Buonasera, ben ritrovati, ventesima puntata stagionale di Speciale Lega Pro Girone B in diretta dagli studi padovani di Caffè TV 24. In primo piano questa sera il Venezia capolista che tenta la fuga in solitaria. I lagunari infatti in attesa di conoscere l'esito del posticipo di questa sera tra Parma e Forlì grazie al successo sul campo del Teramo. Allungano in graduatoria nei confronti della Reggiana e del Padova che hanno impattato per 1-1 al Mapei Stadium tra le polemiche, tra le proteste e le lamentele biancoscudate nei confronti del discutibile operato del direttore di gara. Una partita questa della quale parleremo in maniera approfondita, anche perché in studio abbiamo proprio un giocatore del Calcio Padova, lo andiamo a inquadrare, è il giovane esterno mancino Alberto Tentardini. Ciao buonasera Alberto. Buonasera a tutti. Buonasera. E a fianco a lui, come ogni lunedì, l'onnipresente Tommaso Rocca, super esperto del girone B di Padova Sport. Ciao Tommaso. Ciao Alessandro, un saluto agli amici a casa. E nella seconda parte della nostra trasmissione ci sarà poi spazio anche per due collegamenti telefonici. Il primo con Gianmarco Porcellini di Rivista 11 per fare il punto della situazione in casa Sant'Arcangelo. Un Sant'Arcangelo capace addirittura di battere il Pordenone tra le mura amiche del Mazzola. Il secondo collegamento sarà invece in compagnia di Pietro Menegatti, Gatti, portiere del Fano e grande protagonista della vittoria granata nel delicato derby salvezza sul campo dell'Ancona. Dunque una puntata ricca di temi, ricca di spunti, anche perché approfondiremo anche la situazione molto molto positiva nelle ultime settimane del Mantova. Una puntata alla quale potrete partecipare anche voi mandando i vostri sms al numero in sovraimpressione, come al solito il 393-988-1131. Dunque mandateci i vostri messaggi, li leggeremo in diretta. E ora andiamo a vedere con la prima grafica il quadro completo dei risultati maturati questo fine settimana nell'ambito del 28esimo turno, un 28esimo turno che si è aperto nella giornata di sabato con il pareggio per 1-1 tra Modena e Lumezzane ed è poi proseguito domenica ieri con altri due pareggi, 1-1 anche tra Reggiana e Padova, invece a reti bianche termina Maceratese-Gubbio, bene lontano dalle mura amiche sia il Venezia che il Mantova rispettivamente a Teramo e Bassano, dunque amaro l'esordio del nuovo tecnico Bertotto sulla panchina dei giallorossi veneti. Poi, come dicevamo in precedenza, vince il Sant'Arcangelo contro il Pordenone, la Feralpi sull'Albino Leffe grazie a un gol realizzato da Settembrini a solamente 11 secondi dal fischio d'inizio, e poi eccolo lì già citato 2-0 esterno del Fano sul campo dell'Ancona. In corso Parma-Forlì, una partita che interessa da vicino il Venezia capolista, il risultato è ancora di 0-0, partita che è iniziata esattamente 30 minuti fa. Andiamo dunque a vedere come si è mossa la classifica al termine del 28esimo turno. Quindi il Venezia si porta a quota 61 e lascia a meno 8 il Padova e a meno 10 addirittura la Reggiana. Il Pordenone rimane inchiodato a quota 48, mentre il Bassano viene superato sia dalla San Benedettese che dalla Feralpi Salò. Balzo in classifica del Sant'Arcangelo che si avvicina in maniera molto molto concreta e pericolosa all'Albino Leffe, un solo punto a separare le due squadre, quindi Albino Leffe che adesso dovrà difendere con i denti il decimo posto, l'ultimo utile per i playoff. Per quanto concerne invece i playout, lotta apertissima per il posto più in alto degli spareggi per evitare la retrocessione, perché troviamo a quota 29 punti il Modena, il Mantova, ma il Forlì impegnato questa sera come detto al Tardini contro il Parma, partita assolutamente proibitiva. E chiude il Fano a quota 23 che dunque accorcia le distanze nei confronti dell'Ancona, aperta anche la lotta per evitare l'ultimo posto, quello che condanna alla retrocessione diretta. Analizzando la classifica chiedo subito ad Alberto, il nostro ospite, questo pareggio qui tra voi e la Reggiana ha un po' inguaiato entrambe le squadre, avete perso terreno. Senza dubbio è stato un pareggio beffardo sia per noi che per loro, perché ci allontana dalla vetta, dal Venezia che allunga le distanze. Peccato perché abbiamo disputato senz'altro un'ottima partita, siamo riusciti a pareggiare subito dopo pochi minuti cercando ripetutamente anche il sorpasso col 2-1, ma sfortunatamente non ci siamo riusciti. Resta senza dubbio tanta amarezza e voglia comunque di rifarci, di restare aggrappati senz'altro alla vetta del campionato. Tu Tommaso invece come le vedi le situazioni di Padova e Reggiana? Sì, avevamo detto la settimana scorsa che probabilmente un pareggio non sarebbe servito a nessuno e purtroppo per loro e per la Reggiana è quello che si è verificato.
Sì, perché questo è il vero tema della giornata. Alla fine la lotta promozione e la lotta per il primo posto sembra ormai essere circoscritta alle prime due. Sì, soprattutto perché il Venezia comunque a 10 gare dalla fine non ha comunque, oltre ad essere in una forma assolutamente, oserei dire, strepitosa, con 5 vittorie nelle ultime 5, 7 nelle ultime 8, e anche in campi difficili, e poi non ha neanche un calendario che lo mette di fronte, a parte ovviamente lo scontro diretto col Padova, a altre partite così difficili, perché se andiamo a vedere gioca con squadre relativamente tranquille come possono essere l'Albino Leffe e il Sant'Arcangelo, gioca con squadre che magari sono in fondo alla classifica come Fano e Ancona, quindi insomma diciamo che è difficile aspettarsi 2-3 passi falsi da una squadra che sta viaggiando a queste medie in questo momento della stagione. Per quanto riguarda il Parma, se stasera dovesse riuscire a vincere, invece continuerebbe comunque a mantenere il fiato sul collo della squadra di Inzaghi e potrebbe comunque regalarci un finale di campionato fino all'ultimo entusiasmante. E per quanto riguarda proprio il Venezia, apriamo la nostra analisi sul turno appena disputatosi nel fine settimana, proprio con la vittoria degli uomini di Inzaghi sul campo del Teramo. 4-1 il risultato finale, Tommaso, un punteggio che la dice già lunga sullo svolgimento della partita. Sì, avevamo visto il Teramo la settimana scorsa a Lugano dal vivo, ci aveva fatto, per carità, non una grandissima impressione dal punto di vista magari offensivo, però era una squadra abbastanza quadrata, per cui il Padova ha dovuto faticare per avere ragione della squadra appunto di mister Cuttone, però insomma da un altro punto di vista abbiamo visto invece che il Venezia non fa prigionieri, e comunque basta leggere il nome dei marcatori: Domizzi, Bentivoglio, sono giocatori che hanno giocato in Serie A, sono giocatori che assolutamente per questa categoria sono un lusso, e ogni domenica o loro o Geico o qualcun altro trova sempre insomma lo zampino e dà al Venezia delle vittorie assolutamente meritate e ultimamente anche schiaccianti sul campo. Eh sì, a proposito, Alberto, di vittorie schiaccianti, è un risultato roboante contro una squadra che comunque vi aveva dato del filo da torce la scorsa settimana. Senza dubbio, anche perché in Coppa Italia, a parte che magari non hanno giocato i titolari che giocano di solito in campionato, però è comunque una squadra che ha delle seconde linee che sono pressoché pari livello dei titolari, perciò sicuramente è una squadra completa, è giusto che si trovi lì, e noi comunque col pareggio a Lugano ce la giochiamo tutta in casa loro, sperando appunto di fare almeno un gol e cercare di non prenderlo. Perché... Eh sì, tra poco ne parleremo sicuramente in maniera più approfondita della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì alle ore 17 al Penzo. A proposito invece proprio della vittoria del Venezia contro il Teramo, andiamo ad ascoltare nel servizio le dichiarazioni nel post partita di mister Pippo Inzaghi. Se non sbaglio abbiamo fatto le ultime 11 partite, compresa la Coppa Italia, abbiamo fatto 9 vittorie e 2 pareggi. È difficile chiedere di più a questi ragazzi, bisogna continuare così. È chiaro che con una marcia del genere sicuramente dovremmo avere qualche punto in più sulla seconda, però Parma è fortissimo e non perde un colpo. Se no il campionato sarebbe già archiviato. Però dobbiamo continuare così, insomma. Una grande risposta, perché questo non era un campo facile. È la prima volta che giocavamo su un sintetico, cambia tutto completamente, oltre alla forza del Teramo, per cui questa era una partita che nascondeva tante insidie, però l'abbiamo giocata tanto. La grande squadra, abbiamo sofferto anche 20 minuti, ma non si può pensare di non soffrire su questi campi e con la qualità comunque che aveva in attacco il Teramo, però la squadra è stata eccezionale, insomma, abbiamo fatto 4 gol, ci siamo solo rilassati sul 3-0, e non puoi mai permettertelo, perché poi prendi gol anche se probabilmente c'era Domizzi, neanche che c'era fallo su di lui, però va bene così, insomma dobbiamo continuare questo passo. Adesso pensiamo a mercoledì, abbiamo la finale da centrare, che sarebbe un altro grande obiettivo. Noi stiamo facendo secondo me oltre alle aspettative, perché questo è un gruppo nuovo di 20 giocatori nuovi con qualità, ma sta sorprendendo anche me sinceramente.
Queste le parole del tecnico lagunare Pippo Inzaghi al termine della gara del Bonolis. Tommaso, questa è una squadra con dei numeri davvero davvero notevoli, 7 gol nelle ultime due trasferte, le ultime due partite, con 6 giocatori diversi. Questo conferma ciò che tu ripeti spesso, vale a dire che siamo proprio di fronte a una squadra con la S maiuscola, una squadra nel senso più ampio del termine. Sì, è stata un po' la croce e la delizia del Venezia. Se magari in qualche gara durante la stagione non avere l'attaccante che ti risolve le partite come può essere Calaiò ha fatto perdere qualche punto, allo stesso tempo ha fatto capire ad Inzaghi che la squadra doveva giocare sempre bene, sempre con dei giocatori utili non solo sotto porta ma per tutta la durata di un'azione, specialmente davanti. Infatti, lo ripetiamo, Marsura, Geico sono tre giocatori che sono utili anche se non segnano, perché sanno lavorare per la squadra. E non è un caso che ultimamente Inzaghi non cambi neanche più la formazione. Spesso li ruotava magari davanti, qualche occasione per Ferrari, qualche volta giocava a Tortori. Invece sì, adesso giocano sempre loro tre e in più hanno aggiunto uno come Falzerano dietro. Mezzala, esatto. Caccavallo tante volte condannato anche alla panchina. Sì, Caccavallo non gioca titolare, non parte titolare. L'abbiamo visto a Leuganeo mercoledì scorso. È un giocatore che, insomma, non ha niente da invidiare a giocatori ben più quotati, eppure parte dalla panchina, perché Inzaghi ha trovato la giusta formula e i risultati gli stanno dando assolutamente ragione. Alberto, dicevamo, il Venezia lo affronterete proprio dopodomani nella semifinale di Coppa Italia, gara di ritorno. È una gara ancora più importante, esaminando anche il risultato maturato contro la Reggiana, perché arrivare in finale vi darebbe la possibilità di poter lottare per la vittoria e dunque, lo diciamo anche a beneficio di chi ci segue da casa, poter accedere ai playoff saltando il primo turno, dunque come se ci si classificasse al secondo posto, quindi immaginiamoci teniate molto. Ma senza dubbio, anche perché quest'anno la Coppa Italia ha preso un valore aggiunto, appunto per come hai detto, che si accede direttamente al secondo turno dei playoff. Perciò noi sin dall'inizio teniamo molto a questa competizione, anche perché dà spazio magari a chi in campionato ha qualche presenza in meno, in modo da dimostrare sempre il proprio valore. E siamo arrivati fino a qua perché anche noi, oltre a Venezia, abbiamo anche un'ottima rosa di giocatori molto, molto bravi, perciò diciamo che ci teniamo molto a far bene, soprattutto a passare il turno arrivando in finale. Tu Tommaso, che partita ti aspetti? Sarà interessante vedere se i due allenatori schiereranno le prime o le seconde linee, perché ormai è venuta la colina in bocca a entrambe le squadre. Sì, sarà curioso vedere nelle scelte dei due allenatori. Se conosco un po' Inzaghi, credo darà spazio comunque alle seconde linee, perché comunque il Venezia ha ancora, tra virgolette, seconde linee, sì, come abbiamo tra detto, virgolette seconde linee, perché comunque avrà ha comunque ancora nel campionato un obiettivo ben fissato e lì davanti, e sicuramente non vorrà farselo sfuggire. E Mister Brevi invece vedremo, magari se nelle precedenti gare non portava addirittura nemmeno in panchina i titolari, perché appunto in panchina c'erano spesso giocatori della primavera e basta, magari si terrà qualche cartuccia nella faretra per il secondo tempo, quando magari dopo aver mantenuto un equilibrio iniziale un gol potrebbe decidere la qualificazione. Tu Alberto, ti aspetti di giocare mercoledì? All'andata avevi fatto una gran bella partita. Io spero di giocare, anche perché ho tanta voglia di giocare e di dimostrare il mio valore, e ovviamente questa domanda a qualunque giocatore fa gola, perché giocare una semifinale di Coppa Italia, derby col Venezia, punteggio di 1-1 all'andata, giocarsi il ritorno per accedere alla finale, diciamo che è una cosa abbastanza, una cosa che non capita tutti i giorni, diciamo. Tra l'altro all'andata avevi anche sfiorato il gol, una bellissima azione personale, sarebbe stato un bel colpo. Esatto, di destro, poi che diciamo non è proprio il mio piede, perciò peccato, uscita di poco, speriamo di rifarci mercoledì. Eh sì, assolutamente. Passiamo ora all'analisi del big match del turno appena trascorso, quello già più volte citato tra Reggiana e Padova al Mapei Stadium, 1-1 il risultato finale, ma come accennavamo in apertura, grandi proteste per l'operato del direttore di gara. Tommaso, una partita condizionata da questi episodi, bisogna necessariamente partire da questi.
Sì, specialmente quando regna l'equilibrio sono gli episodi a fare la differenza e quando gli episodi sono di questo valore non si può fare meno di valutarli quando si valuta la partita. Magari il Padova non avrebbe vinto perché c'era un secondo tempo da giocare contro una squadra che comunque ha dimostrato di scendere in campo per vincere come non aveva fatto in tutte le gare in questa stagione come la Reggiana. E magari sarebbe successo chissà cosa nella ripresa, però insomma quella situazione al 43esimo del primo tempo grida. Ecco, dici la tua su quella situazione, anche sul rigore assegnato contro il Padova a favore della Reggiana in avvio di partita. Dici come hai visto questi due episodi? Beh, allora, il primo calcio di rigore, seppur difficile e seppur il braccio di Mandorlini fosse largo e potrebbe aver tratto in inganno, ecco, l'arbitro perché la palla finisce molto vicino, perché la palla gli sbatte sulla faccia e dopo termina sul braccio. E lì può esserci un errore arbitrale, può esserci Sì, impresa che diretta impresa comunque da parte dei diretta. presenti allo stadio che hanno proprio ammesso di aver ravvisato anche sì un calcio di rigore, anche se poi E appunto su di fatto è questo, stato col viso. sì, Sì. e su questo può essere un episodio sul quale potremmo anche passare sopra. Quello che succede invece a 2 minuti dalla fine del primo tempo è qualcosa di assolutamente senza logica ed è questo che fa arrabbiare, non tanto il fatto che dopo il Padova non abbia avuto il calcio di rigore a favore, il fatto che un arbitro prenda una decisione. Essendo il più vicino della terna arbitrale, quindi quello messo meglio per giudicare, prende una decisione e dopo si fidi di una persona che invece era coperta da chissà quanti giocatori a 40 metri dall'azione, che gli dice che poi non si è ancora capito cosa gli abbia detto, perché sicuramente il fallo di mano c'era e l'hanno visto tutti quanti, sicuramente è un'azione che avrebbe portato probabilmente un colpo di testa verso la porta di Sbraga e Sbraga non ha commesso fallo. E quindi a questo punto ci si domanda cosa abbia potuto indurre l'arbitro a tornare indietro sui suoi passi. E è questo che fa arrabbiare principalmente, il diverso modo di agire in due occasioni uguali Oltre comunque praticamente. alla chiarezza dell'episodio, perché il tocco di mano era davvero davvero evidente. Alberto, qual era il clima sia nello spogliatoio che anche magari in presa diretta proprio in panchina durante quell'episodio? Ma in diretta tutti e due i rigori sembravano che ci fossero. Poi dopo, riguardando i mai, giustamente il fallo di mano di Mandorlin non c'era perché la palla è andata direttamente sul viso del giocatore. Però era una decisione abbastanza difficile. Col guardaline molto vicino rispetto al secondo rigore a favore nostro non dato. Però diciamo che quello era abbastanza dubbioso. Il nostro, la visuale nostra dalla panchina sembrava che ci fosse come rigore. L'arbitro l'ha fischiato in modo deciso e tutto quanto, poi dopo è successo un parapiglio tra arbitro, Eh sì, guardaline e l'abbiamo visto, poi ma in panchina cosa è successo? È scattata gente in piedi? senz'altro, siamo scattati tutti in piedi, allenatori, dirigenti, tutto quanto, perché giustamente una decisione che fischi rigore, poi Eh sì. dopo ti fai prendere dalla situazione, tutto quanto, vai a togliere un rigore che comunque dalla diretta sembrava più che netto perché la palla Eh andava sì. verso la porta. Il giocatore è saltato col braccio molto scomposto, perciò una decisione del tutto che è giusta, diciamo. Tra l'altro, Intanto, Alessandro, sì. scusa se ti interrompo, l'arbitro è proprio andato in confusione perché dopo 2 minuti di continue proteste in cui non si è giocato praticamente, l'episodio è capitato al 43esimo, Non ha lui dato al recupero. 45esimo ha fischiato la fine del primo Sì, è tempo. andato totalmente in Quindi questo confusione, sì. fa capire anche la poca lucidità in quei Sì. momenti che ha avuto il direttore di gara, che non ha avuto un comportamento logico per nulla al mondo in quei pochi concitati Ha minuti. sbagliato tutto lo Eh sbagliabile. sì, Eh sì. è questo che fa arrabbiare, più che l'errore in Sì. sé, se fosse stato meno rigore, è questo che penso abbia Niente, fatto arrabbiare gli è i sfuggita giocatori. proprio la partita di mano. Ci arriva un messaggio da parte evidentemente di un tifoso biancoscudato. Forza ragazzi per mercoledì, la Coppa Italia ora è importante. Anche lui sottolinea questo cambio di obiettivi, visto che ormai il primo posto per il Padova è sempre più lontano. Questa comunque, Alberto, rispondendo anche un po' al tifoso, è una partita che, come dicevi tu, si prepara da sola. Esatto, non c'è bisogno di preparazioni strane perché comunque è un derby.
che la gente giustamente, ma anche noi giocatori soprattutto, sentiamo molto. La voglia di vincere è senz'altro altissima e sicuramente daremo il massimo, ognuno di noi, per vincere e approdare in finale. Torniamo agli episodi contestati della gara del Mapei Stadium, andando a sentire il duro sfogo in sala stampa dei due proprietari del Padova, Bonetto e Bergamin. Vediamo il servizio. Sì, sicuramente è un torto. La decisione dell'arbitro che aveva preso, e penso che era corretta, non ho capito come l'abbia stravolta questa decisione, non ho capito il motivo. Evidentemente la pressione che gli hanno fatto i giocatori della Reggiana l'hanno convinto ad andare ad ascoltare, non so, il segnalino, che non posso immaginare che abbia visto qualcosa, diciamo, di meglio dell'arbitro, che era molto più vicino. Certamente quando i punti contano così è un vero peccato, diciamo, subire, fra virgolette, un'ingiustizia. Cioè, lamentarsi dopo è facile, però in questo caso penso che abbiamo ragione di lamentarci. Mi lamenterò con qualcuno, farò valere qualche ragione. Devono smetterla a Parma e a Venezia. Noi siamo il calcio Padova e dobbiamo essere rispettati. Noi siamo sempre stati in silenzio, a partire dal presidente, all'amministratore legato e tutti. Però oggi si è visto un'evidenza, c'è stato un furto legalizzato. Tommaso, non sono andati tanto per il sottile ai proprietari del Padova. No, beh, dopo in quei frangenti sicuramente non è facile mantenere la calma, ci si vuole sfogare, è assolutamente normale. Io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto il presidente Bergamì e sono totalmente d'accordo con alcune dichiarazioni anche ovviamente dell'amministratore delegato Bonetto. Voler tirare in mezzo il Venezia però in questo momento non mi pare però una cosa troppo corretta, dato che comunque è una squadra che, ripetevamo anche prima, ha vinto 7 partite delle ultime 8 e ha comunque, diciamo che non ha avuto chissà che aiuti durante il campionato, è sempre stato primo da ormai 3 mesi a questa parte. Non mi pare il caso che sia una società. Se calcoliamo il computo rigori a favore e rigori contro, il Venezia li ha subiti più contro rispetto. Sì, dopo anche questo è un dato, comunque un indicatore che lascia un po' il tempo che trova. Il discorso è che il Venezia è una squadra che gioca bene e che vince meritatamente le partite. E il Padova è una squadra che gioca bene e vince meritatamente le partite. Quando non le vince non è sempre colpa dell'arbitro, in questo caso probabilmente lo è stato, ma il Venezia non c'entra assolutamente niente. Certo, prima di tornare ai discorsi relativi alla gara del Mapei Stadium, Tommaso, telegraficamente quest'altro tifoso che non si firma ci chiede se ci convincono i playoff come quest'anno, con la formula di quest'anno. La risposta è no, direi. La risposta è lo scopriremo, perché è praticamente un altro campionato, perché diventano altre 7-8 partite per arrivare alla promozione in Serie B e quindi potrebbe essere sia vincente, ma da un certo punto di vista è anche poco giusto per chi si è impegnato fino a questo momento e chi ha raggiunto magari 10-15 punti in più di una squadra che andrà a affrontare durante i playoff, insomma. Alberto, si sono affrontate comunque due squadre in salute al Mapei Stadium, il rammarico magari anche questo, che da parte vostra la prestazione c'è stata, anche sui social i tifosi sono stati prodighi di complimenti nei vostri confronti, vi hanno definito una squadra che onora la maglia. Ah, esatto, è questo che ci fa, diciamo, arrabbiare, tra virgolette, perché comunque noi arriviamo da un periodo di forma e di crescita, soprattutto per una continuità di risultati e tutto quanto, perciò vincere domenica il Mapei Stadium sarebbe stato un passo molto importante sia per il campionato ma anche proprio come a livello di squadra, perché vincere ovviamente aiuta a vincere e poi soprattutto anche come, diciamo, autostima personale della squadra. Purtroppo è stato un pareggio che non ha dato i suoi effetti sia a noi ma anche a loro. Peccato, perché senz'altro si poteva fare qualcosina in più. Più che altro sotto l'aspetto magari un po' della sfortuna, senza togliere anche alla prestazione. Una stagione comunque molto movimentata, per essere la tua prima tra i professionisti, anche nata sotto una cattiva stella, poi migliorata. Stai facendo una bella esperienza quest'anno. Ma
senz'altro, anche perché arrivo da un anno abbastanza difficile. Quest'anno prima esperienza tra i professionisti in una società molto ambiziosa, come è giusto che sia, perché il Padova, la storia del Padova non ha eguali. Perciò diciamo mi sto trovando bene, senza dubbio, sia nell'ambiente che nella categoria, tutto quanto. È stata una situazione un po' non difficile, però abbastanza impegnativa, perché comunque giustamente bisogna sempre ricercare il risultato, perché con la squadra che abbiamo, con le ambizioni della società e giustamente anche dei tifosi, bisogna far bene e soprattutto bisogna onorare la maglia, la cosa più importante. Perciò speriamo di continuare su questa via, che sembra quella giusta, e poi alla fine tireremo le somme. Tommaso, Cesarini della Reggiana probabilmente il migliore in campo nella gara di ieri, un giocatore che meriterebbe anche altri palcoscenici, e da 3 anni che sta giocando veramente in maniera deliziosa per la categoria. Sì, beh, assolutamente, lo dicevamo, l'abbiamo detto durante tutto il girone di andata, quando parlavamo di mercato, esatto, ci veniva chiesto spesso ma chi comprerà la Reggiana, chi non comprerà la Reggiana. La Reggiana aveva fuori un certo Cesarini, che abbiamo scoperto, o meglio non l'abbiamo scoperto quest'anno, ma abbiamo visto che è ancora un giocatore che fa assolutamente la differenza, e che se la Reggiana avesse avuto per tutto il girone di andata magari potrebbe avere anche qualche punto in più e essere lì a lottare con Parma e Venezia per il primo posto. E avrebbe potuto raggiungere la Reggiana in classifica il Pordenone, che però è caduto per 3-1 sul campo del Sant'Arcangelo. Tommaso, il calcio è strano, Pordenone che vince 6-0 lunedì scorso contro il Bassano e che poi appunto cade sul campo del Sant'Arcangelo, una squadra comunque sulla carta a livello tecnico inferiore. Vero, ma il Sant'Arcangelo ci ha abituato in questa stagione a giocare delle partite che non ci si aspettava, perché come ben hai detto tu, insomma, Pordenone è di un'altra qualità tecnica, se dobbiamo guardare i nomi, anche se ieri aveva diverse assenze, due giocatori in particolare che secondo me sono quelli che fanno un po' girare la squadra, che sono Burrai e Berrettoni, che non a caso tecnicamente sono probabilmente i due giocatori più forti. E tra l'altro ieri la squadra di Tedino aveva solo 6 elementi in panchina, una cosa un po' rara per le panchine che vediamo in questi anni in Lega Pro e in altri campionati. E certo è che il primo tempo del Pordenone lasciava presagire un altro risultato, era andato in vantaggio 1-0 seppur con un'autorete, ma aveva giocato quei primi 45 minuti assolutamente all'attacco e creando un sacco di occasioni da gol. Poi il secondo tempo, la gara è completamente cambiata e il Sant'Arcangelo è entrato in campo con un altro spirito, ha trovato due reti su palle inattive, dimostrando di essere una squadra che comunque, come grinta, come cattiveria, quello che gli ha infuso ai giocatori Marcolini, sì, è qualcosa di molto, molto interessante per come è messa, per come era partita anche la stagione degli emiliani. Alberto, il Sant'Arcangelo tra l'altro sarà il vostro prossimo avversario in campionato, un bel biglietto da visita questo successo col Pordenone. Diciamo che purtroppo per voi. Esatto, purtroppo per noi arrivano da una vittoria non da poco, perché il Pordenone è senz'altro una delle squadre più forti del nostro girone, soprattutto dal punto di vista tecnico. E diciamo che ci arriva una squadra abbastanza agguerrita, però noi ovviamente ce la metteremo tutta per portare a casa i 3 punti e continuare la nostra corsa. Certo, e di Sant'Arcangelo parliamo in compagnia di Gianmarco Porcellini, collegamento con noi di rivista11.it. Buonasera, ciao Gianmarco, grazie. Buonasera a voi, grazie per la chiamata. Raccontaci innanzitutto che partita è stata quella con il Pordenone. Parlavamo di un secondo tempo davvero ottimo da parte del Sant'Arcangelo, la partita è cambiata lì. Sì, stavo ascoltando un po' l'intervento in studio, non so chi era intervenuto, però mi trovavo sostanzialmente d'accordo con quanto detto. Primo tempo Pordenone assolutamente in controllo della partita, lavorando anche molto bene in ampiezza, ha creato grossi problemi al Sant'Arcangelo, poi probabilmente forse pensavano di averla già vinta questa partita. Sant'Arcangelo che invece è rientrato in campo, ha fatto un paio di cambi, è passato dal 5-3-2 al 4-3-1-2, ha messo Schlid in mezzo al campo, è riuscita a controllare meglio gli spazi e soprattutto è riuscita a tenere con più continuità il possesso. Certo,
poi il risultato è maturato su tre palle inattive, se vogliamo, quindi sì, parliamo di episodi, però l'inerzia era cambiata sostanzialmente nella ripresa. Sì, l'hai citato Jadid, volevo proprio chiederti conto di questo giocatore che ha cambiato il volto alla partita, ultimo arrivato, ma sembra già aver iniziato a fare la differenza. Beh, ma Jadid ha una qualità, una visione di gioco che sono fuori categoria, poi chiaro che il passo ancora è piuttosto grave perché comunque non ha mai giocato in questa stagione, ma sa giocare nel corto, nel lungo, sa palleggiare come nessun altro, soprattutto in una squadra come il Sant'Arcangelo, che è orientata soprattutto sulla quantità più che sulla qualità, e poi ha lasciato intravedere quelle che sono le sue capacità balistiche su punizione, ha tirato una punizione, non so se avete visto quella sulla traversa, io ero proprio sotto il punto di osservazione, ma la palla ha cambiato traiettoria un paio di volte, l'ha calzata proprio con la valvola del collo, e è un giocatore che, anche se impiegato magari part time, può fare la differenza per Sant'Arcangelo. E guardando la classifica, l'obiettivo ora diventano i playoff. Beh, diciamo che... Magari i protagonisti non lo ammettono, continuano un po' a tenere il basso profilo, però... No, beh, certo, chiaramente la vittoria di domenica ha rappresentato qualcosa di determinante. Secondo me la salvezza si può raggiungere a 45 punti, significa a questo punto doverne fare 9-10 partite. Se riesci a vincere le partite casalinghe con Forlì e Mantova, secondo me è fatta. Certo è che adesso anche la zona playoff si avvicina a un solo punto, però non so, magari sono stato due anni in società così, conosco anche la mentalità, ma penso anche loro, fino a quando la salvezza non è fatta, i playoff sono un obiettivo che non viene considerato. Poi certo è che una volta raggiunta la salvezza, sognare è lecito. Ma secondo te quali sono stati i principali punti di forza del Sant'Arcangelo in questa stagione? Un Sant'Arcangelo che era partito molto bene sin dall'inizio e che tuttora si lascia alle spalle formazioni sulla carta più attrezzate. Ma sicuramente il lavoro che hanno portato avanti lo staff tecnico composto da Michele Marcolini e Davide Mandelli. Hanno costruito una squadra orientando la squadra sui punti di forza, quali la fase difensiva, una fase difensiva prevalentemente di tipo aggressiva, non giocano delle transizioni aggressive ma a difendersi in posizione, una squadra egregia che sa occupare gli spazi, tant'è che la quarta miglior difesa se non vado errato, e poi comunque diciamo che in fase di possesso è determinante il contributo fornito da Sasha Cori, il centravanti, ma non tanto per i 7 gol ma per quello che fa, cioè per il contributo che fornisce nella risalita del pallone, un giocatore che vince una miriade di duelli individuali, molto bravo a ripulire i palloni. Ecco, diciamo che Sant'Arcangelo ruota attorno a questi punti di forza, anche le mezzali, non dimentichiamo il contributo di Gatto e Carlini. Perfetto Gianmarco, ti ringraziamo e allora una buona serata, grazie ancora per la disponibilità, buon proseguimento. Grazie a voi e arrivederci. Alberto, abbiamo fatto una bella radiografia al Sant'Arcangelo, quindi adesso ne sei più di brevi, esatto, per preparare la partita. Adesso siamo pronti per preparare meglio questa partita. Esatto. Ci avviamo verso la chiusura della trasmissione. Allora, prima di collegarci con Pietro Menegatti del Fano, apriamo una parentesi dedicata al Mantova, perché Tommaso, il Mantova ha ottenuto un importantissimo successo sul campo del Bassano e nelle ultime settimane davvero questa squadra sta facendo registrare un rendimento di primo piano per quello che è l'obiettivo, vale a dire la salvezza. È vero, vero anche questo. Io qualche settimana fa continuavo a dirlo che il Mantova è sicuramente una delle, diciamo, nobili decadute di questo girone, nel senso che era in una posizione di classifica che per la rosa che ha, non solo per il nome, non gli competeva minimamente. Tra l'altro, come dicevamo, una possibile vittoria della Coppa Italia di una squadra di questo girone vorrebbe dire anche liberare l'undicesimo posto per i playoff, e l'undicesimo posto a questo punto sarebbe del Sant'Arcangelo al momento, e non vogliamo assolutamente augurare brutti momenti ai colleghi di Sant'Arcangelo che abbiamo appena sentito, però potrebbe addirittura riaprire ancora di più la lotta anche a squadre come Mantova. E dopodiché, per quanto riguarda la squadra, direi che la chiave è stata trovare un attaccante come Guazzo, che ricordiamoci era a Parma dove non giocava molto ma viene da campionati dove ha sempre segnato un sacco di gol e lavora anche per la squadra egregiamente.
E dopo anche queste mezzali che si inseriscono spesso, come Donnarumma, come Di Sant'Antonio, sono giocatori che stanno dando alla squadra un altro modo di giocare rispetto magari a inizio stagione. Tommaso, poi guardando la classifica c'è un divario di 5 punti tra la squadra più in alto nella zona playoff e le altre, quindi il duello vero sembra essere proprio su questo piazzamento. Sì, direi che Fano, Ancona, Lumezzane e Teramo, e probabilmente anche il Teramo sembrano un po' più indietro. Sì, si giocheranno l'ultimo posto e le tre che lo eviteranno saranno probabilmente protagoniste dei play-out. Quell'ultimo posto invece dei play-out se lo giocheranno le restanti squadre. Su Tirolo e Maceratese le vedo un attimo più in difficoltà, magari assieme magari al Forlì. Però Mantova e Modena sono in ripresa, vedremo, anche se allo stesso tempo credo che qualunque di queste squadre dovesse arrivare ai play-out sarà anche una delle favorite per salvarsi al primo turno, perché insomma c'è una differenza abbastanza netta tra le ultime quattro e l'eventuale quinta che dovrebbe cadere nei play-off. Alberto, secondo te quale squadra in lotta per evitare i play-out può avere una marcia in più, quali magari di quelle che hai avuto modo di vedere in questa stagione? Ma senza dubbio la Maceratese mi ha dato un'ottima impressione, soprattutto dal punto di vista della solidità difensiva e su come tiene il campo. Su Tirol abbiamo incontrato l'andata, diciamo che abbiamo ottenuto una vittoria abbastanza schiacciante, al ritorno vedremo in che situazione li troveremo. Per il resto anche squadre diciamo basse di classifica non mi hanno dato un'impressione del tutto negativa, soprattutto ad esempio anche il Mantova, che bene o male è lì nella posizione appena fuori dai play-out, mi ha dato un'ottima impressione sia dal punto di vista del gioco che della solidità, perciò anche sotto è tutto aperto ancora. Stiamo trovando qualche difficoltà nel stabilire il collegamento con il portiere del Fano, Pietro Menegatti. Dunque chiederei alla regia intanto di mandare le due grafiche, prima quella dei top e poi quella del prossimo turno. Nel frattempo vediamo se riusciamo a stabilire il collegamento proprio in extremis, in chiusura di trasmissione. Al primo posto Tommaso, ovviamente Mancuso. 4 gol, poker, capocannoniera, quota 18. Cosa possiamo dire di questa prestazione straordinaria? Ci stupisce, perché alla fine lo dicevamo qualche tempo fa che Mancuso è sempre stato un attaccante, per carità, utilissimo alla squadra, ma che non è mai stato un bomber vero e proprio. In questa stagione ha messo a segno 18 reti e capocannoniere non solo del girone B ma di tutti i gironi della Lega Pro. Lo ricordavamo anche, magari qualcuno lo ricorderà, a Cittadella in Serie B, dove non aveva segnato nemmeno una rete in campionato. E invece sembra che abbia trovato il feeling con il gol e che il gioco della San Benedettese, tra l'altro molto offensivo, sia assolutamente congeniale. Tra l'altro un giocatore per il quale ormai sono vivissime le voci di mercato. Sì, parlano addirittura di Pescara, che probabilmente forse non resterà in Serie A, però potrebbe essere, per un eventuale Pescara di Zema, potrebbe essere un giocatore da largo, un esterno del tridente d'attacco, non male per un eventuale campionato di Serie B della prossima stagione. In seconda posizione nella nostra grafica dei top abbiamo poi inserito Bentivoglio, il migliore in campo nella vittoria del Venezia sul campo del Teramo, quindi abbiamo anche voluto premiare la grande prestazione collettiva da parte dei lagunari arancio-nero-verdi. Al terzo posto il già citato Cesarini, specialmente nel primo tempo davvero un'ira di Dio, ha fatto un po' ammattire i difensori del Padova. Cesarini ovviamente attaccante della Reggiana, che aveva passato la prima parte della stagione ai box per via del lungo infortunio che si portava dietro da quest'estate, poi adesso è tornato e, come giustamente diceva Tommaso, sta rappresentando la marcia in più, l'acquisto in più tra virgolette nel mercato di gennaio della formazione emiliana. Andiamo ora a vedere il programma del prossimo turno, il 29esimo per la precisione, un turno che si aprirà con Mantova-Parma, poi San Benedettese-Bassano, Albino-Leffe-Teramo, Fano-Feralpi-Salò, Macerata-Reggiana, Padova-Sant'Arcangelo, Pordenone-Sutirol-Venezia a Modena, Forlì Lumezzane e Gubbio Ancona. Tommaso, cosa possiamo dire delle partite che attendono le prime della classe? Quindi c'è il Venezia
in casa con il Modena, Mantova-Parma potrebbe essere una partita interessante, mentre il Padova certo ai favori del pronostico nei confronti però di un Sant'Arcangelo che è in forma. Direi che voglio vedere Eziolino Capuano cosa inventerà. Ah, sì? Per il Parma, perché lui è un allenatore che cura molto gli avversari, specie se sono molto superiori, li studia molto e quindi sicuramente inventerà magari qualche gabbia o qualcosa per cercare di bloccare il Parma. Per quanto riguarda il Mantova-Venezia, incuriosisce molto quella partita. È una delle ultime forse... degli ultimi ostacoli che potrebbe trovare il Venezia, e vedremo se anche la settimana prossima la squadra di Inzaghi ne uscirà alla grande con una prestazione da prima della classe. E contro il Sant'Arcangelo, Alberto, che partita sarà? Sarà sicuramente una partita difficile, come pressoché tutte le partite, perché comunque incontri sempre magari un avversario che deve salvarsi, che vuole raggiungere magari i playoff, che vuole raggiungere un piazzamento importante, perciò partite facili non ce ne sono, non ce ne sono mai state. È importante trovare gli spazi giusti per concretizzare contro queste squadre. Esatto, far gol subito in modo che non si trovi sempre la squadra chiusa, pronta a ripartire, come abbiamo fatto magari un po' più fatica nelle altre partite, come ad esempio con Mantova, che abbiamo segnato ai minuti finali. Perciò è importante sbloccare subito la partita e poi non adagiarsi e cercare di magari di chiuderla o comunque di mantenere il vantaggio di una rete. Certo, siamo ormai in addirittura d'arrivo nei nostri consueti 45 minuti insieme, nonostante il mancato collegamento con il portiere del Fanno Menegatti. Dunque andiamo a salutare gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia in studio, a partire da Alberto Tentardini, esterno del Padova. Alberto, un grosso in bocca al lupo, oltre che un bravo giocatore sei anche un bravo ragazzo. Grazie, Crepide in bocca al lupo, mi fa molto piacere, buonasera a tutti. E un saluto anche a Tommaso Rocca, che ritroveremo lunedì prossimo. Ciao Tommaso. Ciao Alessandro, un saluto a tutti gli amici a casa. Appuntamento dunque con speciale Lega Pro a lunedì prossimo, ma altro appuntamento sportivo su Caffè TV 24 il venerdì sera, lo ricordiamo ogni venerdì sera, Dilettanti in Gioco, condotto da Marco Russi, per approfondire il mondo del calcio dilettante. Dunque appuntamento a lunedì prossimo invece con speciale Lega Pro Girone B. Buona serata.